Guardi, noi abbiamo avuto un risultato netto nei circoli. Si pensava non arrivassimo a 100.000 iscritti che votassero e sono stati più di 150.000. Ho vinto di quasi 20 punti in 19 regioni su 20. Ci può stare che da qualche parte si possa arrivare secondi, dopodiché certo spero che si possa recuperare il risultato anche se si è perso di pochi voti, per cui vediamo, tanto decideranno domenica gli elettori, non i pronostici che facciamo io ed Elli. Io anche 3 anni fa, quando vinsi mentre mi davate tutti sconfitto, non disse mai che avrei vinto. Decideranno gli elettori, io spero che confermino il voto degli iscritti, che è stato netto, anche perché con 4 candidati superare il 50% non era affatto scontato. Speriamo sia una grande, bella festa partecipata e di democrazia. Roche Line è nelle grandi città più forte. Guardi, una gliela potrebbe ribaltare dicendo che dobbiamo vedere un PD più popolare. Avete sempre detto che il PD vince solo nelle ZTL, però in realtà se andate a vedere le città italiane, i capoluoghi italiani, ovviamente prevalgo nettamente io. Certo, c'è a Roma, a Milano, di qualche punto prevale Elli, però ripeto, ci sta e non c'è nulla di male, anzi l'importante è che venga a votare tanta gente. Si diceva che io rappresentavo l'elite, ho l'impressione che la geografia del voto dimostri che raccolgo tanti voti nei territori, nelle periferie, nei quartieri, ma ripeto, l'importante è che portiamo tanta gente a votare e non è una sfida in famiglia, nel senso che l'avversario per me rimane la destra. È evidente che abbiamo alcune idee diverse, altrimenti non ci saremmo sfidati. Dopodiché facciamo parte dello stesso partito. Sono stato contento che Elli, dopo tanti anni, sia tornata a iscriversi al Partito Democratico e spero che come lei lo facciano tanti altri e tante altre. Abbiamo bisogno di allargare la comunità. Io l'ho detto, se vinco chiederò a lei, come a Paola e a Gianni, di darmi una mano. E poi ovviamente decideranno loro, io non posso pretendere qualcosa per loro. Se prevalesse Elli, io, come ho detto, senza chiedere niente per me, mi metterei a disposizione per dare una mano, perché per me viene prima il PD anche del destino di Bonaccini. Ho sempre fatto così e alla fine è sempre andata bene così. Io non pretendo che lei debba fare ciò che penso io o che decido io, anzi sarebbe sintomo di arroganza e di poco rispetto degli altri. Io, se domenica sera verrà confermato il voto dei circoli e degli iscritti, chiederò ad Elli di darmi una mano, e se vorrà darmi una mano decideremo quale può essere la soluzione migliore. A me l'unica cosa che interessa è rafforzare il Partito Democratico e non dividerlo.